Domani devo andare a lavorare e mi sento male. Non ne ho voglia. Detesto quel posto. Odio quel cretino che devo sopportare tutto il giorno. Vorrei tanto licenziarmi e poter andare via da lì. E invece per chissà quanto tempo mi toccherà restare. Sono così sola. Non so dove sbattere la testa. Ecco come Nada Cella espresse i suoi pensieri nel suo diario. Nada, la segretaria di Chiavari, Genova, fu brutalmente uccisa la mattina del 6 maggio 1996, all'età di soli 25 anni. L'attacco fu subdolo. Venne aggredita alle spalle e colpita ripetutamente con un oggetto pesante mai recuperato. Il suo diario è stato acquisito dagli inquirenti ed è oggetto di un'approfondita analisi. Nel frattempo, la procura ha concluso le indagini e si prepara a richiedere il processo per Anna Lucia Cecere, ex insegnante, ritenuta l'autrice di questo efferato omicidio. È accusata di omicidio volontario, aggravato per la crudeltà e per motivi futili. Potrebbero essere processati anche il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada all'epoca, e sua madre Marisa Bacchioni. Entrambi sono accusati di favoreggiamento e di aver fornito false dichiarazioni ai pubblici ministeri. Secondo la procura, Marco Soracco e sua madre Marisa Bacchioni coprirono l'assassina di Nada Cella perché la vittima, lavorando come segretaria, aveva scoperto alcuni segreti del loro studio. Secondo quanto emerso dalle indagini, poco dopo l'omicidio avvenuto nell'ufficio di Soracco, intorno alle 9, lui e la madre si trovarono per confrontarsi e decisero di non dire a nessuno che il killer era Anna Lucia Cecere, nonostante l'uomo l'avesse vista sulla scena del crimine. Presero la decisione di insabbiare tutto perché sapevano che alcuni segreti dello studio, dei quali Nada era a conoscenza, sarebbero emersi a valle di un eventuale arresto della Cecere. Ritornando ai diari di Nada Cella, in quelle pagine la ragazza annotava i suoi pensieri più intimi e personali. Il diario fu sequestrato durante una perquisizione a casa sua pochi giorni dopo l'omicidio, trovato dagli agenti in un cassetto della sua cameretta. Gli inquirenti lo hanno esaminato pagina per pagina, parola per parola, sia all'epoca dell'indagine originale che in quella moderna. Emergono le riflessioni di una giovane che soffriva per la sua insoddisfazione nel lavorare nello studio del commercialista. Tra le pagine si evince lo stato d'animo di una ragazza che si sentiva completamente fuori luogo in quell'ambiente, che poco dopo si trasformò nel luogo della sua tragica fine. Anni prima del suo assassinio aveva già trascritto pensieri come «Detesto quel posto, odio quel cretino che devo sopportare tutto il giorno, sono così sola, non so dove sbattere la testa». Nada era insoddisfatta del suo lavoro e non nutriva alcuna stima nei confronti di Soracco. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un altro passaggio del diario, in cui Nada scrisse poco prima dell'omicidio: «Ho paura a volte di perdere le persone che amo di più senza che sappiano che gli voglio bene. Ho tanta voglia di essere amata. Mi sento così arida adesso. Ancora non so perché mi sento così insicura, così triste e depressa da sempre. Cosa mi è successo per arrivare a tanto? Quando andavo a scuola almeno avevo la soddisfazione di andare bene. Adesso invece sul lavoro non riesco a concentrarmi, sbaglio e sono triste, una frana». Questo senso di insoddisfazione era già palpabile 3 anni prima. In un'altra pagina del diario, risalente al 1993, si trova scritto: «Ho voglia di sfogarmi stasera e visto che, come al solito, in casa non c'è nessuno, lo faccio sul mio diario. Ho le idee sempre più confuse. Prima almeno mi sentivo più sicura, avevo fiducia in me stessa, credevo di essere matura e forte. Oggi invece ho scoperto di non essere nulla di tutto ciò. Incapace dopo 2 anni di fare un lavoro che odio, mi sento una fallita». Le parole e i pensieri analizzati e scrutati dagli inquirenti stanno cercando di gettare luce su un delitto che ha rischiato di rimanere insoluto. Il diario, tuttavia, ora non fa che confermare scenari già ipotizzati dagli investigatori in passato e solleva una serie di interrogativi cui l'indagine recentemente conclusa potrebbe rispondere. Perché Nada aveva un così basso giudizio del suo ambiente lavorativo? Cosa l'aveva così profondamente sconvolta?
Alcune pagine del diario presentavano disegni con la scritta «Ti amo Marco». Chi fosse Marco rimane un mistero, non certo soracco, considerando il suo scarso apprezzamento da parte di Nada. Le amiche milanesi della ragazza hanno confermato agli inquirenti che non aveva una relazione con lui e che desiderava abbandonare il lavoro perché non lo sopportava più. Proprio dietro a quel detestato impiego potrebbe celarsi il movente del delitto. Secondo la procura, infatti, Nada Cella è stata uccisa per rancore e gelosia da Anna Lucia Cecere, la quale avrebbe desiderato prendere il suo posto sia nell'ufficio che nel cuore di Soracco, supposto un interesse del commercialista per la segretaria. Un interesse non corrisposto. Secondo quanto affermato dagli investigatori, Soracco avrebbe sempre saputo che Cecere aveva ucciso Nada, avendola sorpresa sul luogo del delitto, ma ha mentito agli inquirenti insieme alla madre. Soracco ha dichiarato di essere entrato nel suo studio alle 9:10, diversi minuti dopo l'omicidio, e questa versione è stata confermata dalla madre. Tuttavia risulta provato che il commercialista fosse entrato prima delle 9. Inoltre, l'uomo ha affermato di non aver avuto alcuna relazione, ma solo un'occasionale frequentazione con la Cecere, e che lei non era mai andata nel suo studio, eccetto che in una sola occasione, qualche giorno prima dell'omicidio. L'aveva ricevuta proprio la segretaria Nada Cella. Il caso è stato riaperto grazie alla criminologa Antonella Pesce Delfino e all'avvocato della famiglia Cella, Sabrina Franzone. Dopo 2 anni di indagini, il pubblico ministero Gabriella Dotto è riuscita a ricomporre i tasselli di questo vecchio caso irrisolto. Dopo 27 anni, la soluzione non è mai stata così vicina.